Amici e amiche di Place to be Siena, benvenuti alla bottega del Boconsanto in zona Stellino a Siena. La bottega del Boconsanto è bar, pasticceria, tavola calda. Oggi infatti andremo a vedere la preparazione non soltanto delle pizze ma anche dei ciaccini e Gianni ci spiegherà la ricetta della trippa alla senese che viene fatta ogni giovedì mattina. Andiamo a vedere. Siamo all'interno del laboratorio di Gianni. Adesso andiamo a vedere come preparerà ciaccine, pizze e tutti i prodotti, insomma, che possiamo trovare da forno, no? Giusto? Li prepari tutte le mattine? Tutte le mattine. Perfetto. Allora, vediamo la preparazione della pizza. Una pizza classica, normale, che ora poi si va a infornare. Normalmente pasta e pomodoro e via. E poi dopo la farciremo a piacere nostro, ok? Mi spiegavi prima, mentre stavi infornando un altro tipo di ciaccino, di come vai a comporre l'impasto, quindi ci puoi spiegare qualcosa? L'impasto, niente, un impasto semplicissimo, acqua tiepida, non acqua fredda, sale, lievito madre, e olio, farina, normale, un impasto proprio da non da pizza, da pizzeria, più da forno. Ora facciamo i ciaccini? Come si fa un ciaccino o cereali? Vino, farro, orzo e avena. Gli impasti sono già pronti, li hai già preparati stamattina, giusto? Sì, sono impasti che mi vengono fatti tutti dal forno, dalla mia sorella, me ne mandano loro, questi impasti qui già fatti. Ecco, perché ricordiamo che comunque i prodotti da forno vengono forniti dal forno di Ravacciano, che è il forno di famiglia. E questi mi mandano loro sempre su queste basi qui. E la mattina me li stendo tutti a mano perché non ho la sfogliatrice e metto tutti così. Così fa anche un po' di gennaio. Ti tieni anche in forma. Per chi paga per andare in palestra. Ecco, questo impasto con i cereali, che cereali ci sono, lo sai, sì? Farro, orzo e avena. Questo è un impasto che ci viene fatto anche il pane c'è là del contadino, si chiama. Con queste farine qui, più c'è una percentuale di farina normale, di grano bianca. Non c'è farina integrale. Ci vuole pazienza. Non battirà da troppo la pasta perché sennò si strappa tutta e dopo non viene bene, perché tanti pensano che la pasta sia tendila, laboriosi. La pasta c'ha un verso. In che senso? La pasta c'ha un verso. In un verso si tira, in un verso no, si strappa. La maglia glutemina non è che da tutte le parti va. Per un verso va più tanto, che un verso si strappa. Se io questa comincio a tirarla per così, si strappa. Questo è il suo verso. Quando te l'appoggi nel piano, te ne accorgi subito il verso che ha la pasta da che parte si tira. Da che parte si allenta. Abbiamo steso il ciaccino. In quanto lievita questo ciaccino ai cereali? Questo qui si inforna subito senza farlo lievitare. Ah, quindi a differenza della pizza va direttamente in forno. Questo va direttamente. Ora, questo arnese serve per i buchi? Questo è un buca pizza, un buca pasta, normale. Sì. Chi l'ha mai visto? Allora, vediamo che Gianni sta mettendo non soltanto olio ma anche acqua sull'impasto. Perché anche acqua? L'acqua gli serve più che altro, ora questo magari in maniera minore, però serve per quando lo fai lievitare, l'assorbe la pasta e lo rilascia al momento della cottura. Praticamente poi evaporando, che succede? Ti crea dentro tutti quei bei buchi che si vede nella lievitazione della maglia glutemica, si vede, e l'acqua che evapora ti aiuta a avere un bel ciaccino più morbido. Un po' di sale, quindi acqua, olio, sale. Acqua come? Acqua temperatura ambiente? Temperatura ambiente, non fredda, possibilmente. Facciamo le dosi. Vai. Pronti per la seconda infornata. Sempre all'interno del laboratorio di Gianni, stiamo guardando con ammirazione mentre prepara le pizze, prepara i ciaccini. Adesso cosa andiamo a preparare? Le pizzette tonde, quelle che c'è là nel banco, è da stamani. Ecco, hai detto l'impasto è sempre lo stesso rispetto alla pizza di prima? Sempre lo stesso. E anche la cottura?
Questo ci vuole pure con questi, perché sono più tanti, perché ce ne metti tre soli, però qui ci va 9-10 pizzette, quindi ci vuole 15 ai minuti. Ho avuto la fortuna di impararlo, perché ho lavorato come babbo, nel forno, cioè a volte ho dormito più nei pallini e nel letto della farina, però poi le cose se ce l'hai un po' ti rimane, no? Sicché vedo tutte le cose le dubbi con l'occhio, poi magari te le insegnano anche, per carità. Però se proprio non ce l'hai un po' di tuo, secondo me ti può insegnare quello che fare, ma ti ci rimane poi. Sì, no, quello indubbiamente. Ci sei portato secondo me delle cose un pochino, cioè da capire, perché sennò, specialmente nei lavori manuali, nello stare pubblico. Ce lo devi avere, ci devi mettere amore, no? Io qui, io sempre, secondo me, quando ci metti passione, io ho passione, mi piace il mio lavoro, e ecco, quello che fo, e si vede. I ritagli poi che fai? Li metto insieme, lo vedi? Li metto insieme, piano piano si rimpastano un pochino, poi si lasciano lievità e ci si fa uno scampolo di calcino, un'altra pizzetta, ci fai un calzone, ci fai un ciuccino di pieno, quello ti pare a te. Diamo spazio alla fantasia, quindi. Le otto in forno invece che fritte, le calzoncine di piedi, fa che ti pare. Quello. Ah, perché praticamente è lo stesso impasto anche delle donzelle. Questo sì. Quindi io ci faccio anche le donzelle in forno, invece che fritte. Vengono buone? Leggere. Il fritto è sempre il fritto, cioè il sapore. Vabbè, magari cambia un po', però. Vengano. Buono, vale, la gente di Garba, mi può stare, il riscontro lo vedo di là. Quando di là la roba la fai, la vendi, ti fanno complimenti. Cioè. Quello è il metro di misura più valido, secondo me. Passiamo adesso alla farcitura delle pizze che abbiamo infornato prima. Sono già pronte, cosa ci mettiamo dentro? Facciamo una classica prosciutto crudo e mozzarella normale. Quest'altra facciamo una napoletana. Quindi? Aperi e origano, ok? E mozzarella normale. Perfetto. Farcitura sopra, sotto, dentro, come? No, sopra. Poi rimettiamo 2 minuti in forno. E poi è pronta. Allora, le pizze sono pronte, sono state farcite, adesso le andiamo a infornare e poi vedremo, anzi ci racconterai come hai preparato la trippa alla senese, giusto? Perfetto, il giovedì è giorno di trippa, quindi adesso il nostro Gianni ci andrà a spiegare come prepara questo piatto prelibato. Trippa alla senese, giusto? Normale, cioè chi la fa alla senese, fa così. Un bel soffrittino, si parte olio d'oliva, un bel soffrittino di carota, sedano, un pene di cipolla, io ci metto anche un cicino d'aglio, poi dopo lo levo, se mi ci piace, e poi niente, quando si è fatto soffrigge ci metto subito una trippa, un po' di salsiccia a pezzettini, bellina insieme, e si fa cuoce una mezz'oretta, poi ci metto il pomodoro, una passata di pomodoro buona, poi sale, pepe, un po' di peperoncino, un po' di prezzemolino che mi ci piace. Ecco, fuoco lento. Sì, un'oretta e mezzo, 3 chili di trippa ci vogliono, insomma, più o meno. Quindi ogni giovedì tu prepari la trippa? Yes. La mattina. Tra un ciaccino e una pizza. E dopo ho fatto quelli, perché se no verrai, non ce la può. E poi una cosa, un pochino bisogna stargli dietro, bisogna girarla, anche se la fai un po' basso, però poi si attacca, no, proprio. Quindi seguirla sempre durante la cottura. Il tempo ci vuole, poi se la pigli ben tagliata, se non ce la tagliarla, però non è che sia un piatto, richiede tempo, chi la fa in casa la fanno sempre meno queste cose qui, perché magari poi impuzzolisci un po' gli odori. E quindi veniamo a prenderla da Giannino, o la mangiamo direttamente qui all'interno del Bocconsanto oppure ce la portiamo a casa. Abbiamo visto anche come Gianni prepara la trippa, ricordiamo ogni giovedì prepara la trippa, lo ringraziamo tanto, grazie per le spiegazioni, per l'accoglienza. Certo, mi ringrazio voi, ma ho fatto quello che è di routine giornalmente per me, non è che ho fatto cose straordinarie, che anzi mi ha fatto piacere per quello lì, perché almeno si vede mattina per mattina quello che uno fa. Bene. Non è che ha fatto una cosa predisposta per quel giorno lì. Perfetto, grazie.